siento que voy a morir y muero. Vuelvo otra vez a vivir cuando te escucho decir te quiero. Esta encendida pasión vive buscando un rincón que invoca para morirse de amor con mis deseos en flor sobre tu boca. Michelle, ero talmente nervosa che credevo di morire. L'arte è una delle più forti emozioni della vita. No, non sono emozionata per questo, è per lui. L'uomo del fiore? Sì, è l'uomo che era al porto, non ricordi? È lo stesso uomo che ho abbracciato a Montevideo. No. Sì. Che cosa penserà di noi due adesso? Semplicemente che siete due grandi artiste, come lo è stata mia madre. Vi ringrazio. Se volete sedervi. Siete molto gentile ad invitarmi. Ci tenevo a congratularmi per la vostra interpretazione. Siete bravissime. Ho provato un'emozione magica. Molte grazie. E molte sono accadute tante. Che per la gardenia. È stato un gesto molto nobile, soprattutto dopo l'episodio di ieri notte. Io... Signorina, voi siete una danzatrice eccezionale. Non avete motivo di chiedermi scusa. Per quanto riguarda la gardenia, è un dono fin troppo modesto per un artista con il vostro immenso talento. Permettetemi di ossequiarvi con un'altra cosa. Questa medaglia era di mia madre. Lei è stata una magnifica danzatrice come voi e sono certo che avrebbe saputo apprezzare la vostra arte. Fino ad oggi non me ne sono mai separato, ma da questo momento... non mi appartiene più. È vostra. È un oggetto di un valore immenso. E soprattutto è un ricordo di famiglia. No, io non posso accettare... Un omaggio alla vostra grazia. Voi meritate questa medaglia. E molto di più. Meravigliosa. Mi dispiace, io non posso accettarla. Perché? Perché è questo che mi ha insegnato mio padre. Signor Ilario. Ah, Giulio, ma che sorpresa. Stento quasi a riconoscerti con questi abiti. Dammi il cappello. Grazie.
Sono venuto per farvi le mie condoglianze per la morte di vostra moglie. L'ho appena saputo. Ti ringrazio, sei veramente molto gentile. Anche noi siamo tutti molto addolorati per la perdita di tua zia. Una cara amica che non dimenticheremo mai. Siediti, ti prego. Sì, vi ringrazio. E a quanto pare la morte non è mai tanto lontana quanto vorremmo che fosse. Vuoi bere qualcosa? No, grazie. Che sbadato, perdonami. Avevo dimenticato che tu sei un prossimo sacerdote. Ma dimmi un po', non dovresti portare sempre la tonaca? Io veramente ho deciso di ricominciare una nuova vita. Come ti invidio. Questo si può fare soltanto quando si ha la grande fortuna di essere giovani. Signor Ilario, e le vostre figlie? Vorrei salutarle. Le mie figlie. Beh, adesso hanno la loro vita. Alma ha la sua professione. E Melania. Lei è partita per Parigi da due interminabili giorni. I wait for you in the blue room before dinner. We will remember old times. Well, whatever you say. See you later. Bye. Sure. See you later. Bye. Signore. Paul Menard. Lieto di conoscervi, signorina Eleonori. Come sapete il mio cognome? Mi sono informato, Melania. Mi sembra che vi siate preso troppo disturbo per una semplice appassionata del ballo, signore. Quando un uomo come me incontra un artista della vostra levatura nel difficile cammino della vita, è capace di fare qualsiasi cosa. Soprattutto commettere un errore. Io non sono quel genere di donna che può accettare un regalo da uno sconosciuto. Siete voi che sbagliate. Questo non è un dono, è un premio dedicato alla vostra arte. Per favore, non insistete, non è il caso. Io non mi considero un artista. Lasciate che sia io a giudicare il vostro valore. Signore, la vostra opinione a questo proposito mi lusinga. Però non cambia la realtà. È stato un gesto molto bello, ma io non posso accettare questo regalo. Spero che comprendiate. Siete voi a non comprendere. Questo ormai non mi appartiene. Perché no? È un ricordo di vostra madre. E per voi sarebbe stato un mio ricordo. Ma non lo avete accettato. Se io lo conservassi, ora, sarebbe solo l'evocazione di un rifiuto. E questo non è giusto per nessuno. Né per voi, né per me. La cosa migliore da fare è dirgli addio. Ma che cosa avete fatto? Mi sono semplicemente liberato di un oggetto che non aveva più valore per me. Mi fate sentire colpevole, non volevo che la gettaste via. Ricordate questo momento, la prossima volta che vi donerò qualcosa. Che ne dite di pranzare insieme domani? O volete costringermi a buttare anche i piatti giù dal ponte? Io vi aspetterò nel salone ristorante. Alle 12. Ricordate, domani. Thank you.
Bisognerà coprire tutti i mobili, Esther. Per qualche tempo nessuno se ne servirà. Voi non dovete preoccuparvi di nulla, signore. Io mi occuperò di ogni cosa e manterrò questa casa come se la signora... Perdonatemi, signor Lorenzo. Perdonatemi. Non devi scoraggiarti, Esther. Ti comprendo. A tutti noi costa accettare il fatto che la signora se ne sia andata. Per questo desidero partire quanto prima. Forse il dolore sarà più sopportabile se mi allontano da tutti i ricordi, da tutti i momenti vissuti con lei in questa casa. Dio vi aiuterà perché così sia, signore. Spero che mio nipote sia disposto ad accompagnarmi. Sì, zio. Anch'io voglio andarmene al più presto da Buenos Aires. Non ho più ragione di restare qui. Carissima Alma, so che è inutile scriverti, perché questa lettera forse non ti arriverà mai, o nel migliore dei casi ti arriverà in ritardo. Ma ho bisogno di un tuo consiglio. So che mi dirai che sono la solita pazza che vive di fantasie, ma quell'uomo, ti giuro che Paul non esiste nella realtà, non è di questo mondo. Mi terrorizza, ma allo stesso tempo mi attrae. Ti prego, Alma, aiutami tu. Cosa devo fare? Come ti senti? Bene. Come ti senti? Non mi sono mai sentita meglio in vita mia. Che c'è? Perché ridi? Potrebbe anche fermarsi il mondo in questo momento. E non mi importerebbe niente. A me nemmeno. Il mondo gira intorno a noi e ci fa girare la testa. Ma io ho già perduto la testa, amore. Ho una notizia da darti. Ho trovato lavoro. A Federico! Non merito un ringraziamento. Non essere stupidina, andiamo. Non ho intenzione di alzarmi prima di questo pomeriggio. Se non pranzi con lui oggi, lo dovrai fare domani o dopodomani. Il viaggio è lungo e quel giovanotto è insistente. Per me non sta bene pranzare con uno sconosciuto. È perfetto, divino, romantico. Sì, lo dici soltanto perché non sei tu ad esserne coinvolta. Mi piacerebbe esserlo, te lo giuro. Perché sei una sciocca. Invece Melania Leonori è una persona giudiziosa. In questo caso, Michel Morandini sta morendo dalla voglia di non esserlo. Morandini? Per voi Morandini senza l'accento. Io lo accento perché mi piace di più alla francese e anche perché non ho una grande stima di mio padre. Filippo, lo conosci? Sì, sì, è molto amico di mio padre. Ma non sapevo che avesse una figlia francese. Non sono francese. Io sono nata a Buenos Aires, ma vivo a Parigi con mia madre fin da quando ero piccolina. E tua madre? La storia di Madame Morandini e del mio carissimo padre è abbastanza lunga, non posso raccontartela tutta ora. D'accordo, se insisti. Che volete che vi dica? Odio
cominciare la giornata firmando documenti. Ma stavolta è indispensabile. Non vi lamentate, mio caro Filippo. Il lavoro non uccide nessuno. Soprattutto quando aumentano tanto in fretta i nostri guadagni. Avete ragione. Ultimamente ho dovuto assumere altro personale per una delle mie fabbriche. Se continua così, dovrò prendere seriamente in considerazione la vostra proposta di investire i miei capitali nella vostra impresa. Sei troppo silenzioso. Sì. A che stai pensando? È che presto diventerò un onesto, infaticabile e semplice operaio. Che te ne pare? Ma avrai accanto una donna che ti ama. Disperatamente. Io sono pazzo di lei. Sono pieno di illusioni. Ora che ho un lavoro, spero di guadagnare abbastanza per poterci sposare al più presto. Per sposarsi c'è solo bisogno di tanto amore. E questo noi ce l'abbiamo già. Sì. Sì. Sì, amore mio. Sì, amore. Questa cassa va in magazzino? Sì. Con un'impresa come questa credo proprio che non avrete alcuna preoccupazione per il futuro. Non crediate, amico mio. Non dimenticate che ho una famiglia da mantenere a Parigi. Oh, a proposito, ho appena mandato la mia piccola Melania a Parigi, sapete. Venite, di là. Mio padre non approverebbe, ne sono certa. Nemmeno il mio. Questa è l'unica cosa che mi fa pensare che quello che stiamo facendo è giusto. Sono sicura che non te ne pentirai. È soltanto un gioco, un espediente per divertirsi durante un viaggio così lungo. Io ti starò vicina. Sì. Se lui cerca di approfittare di te o ti propone qualcosa di indecoroso... Ti chiamo. Questo dipende da quanto consideri sgradevole la sua proposta. Ma come ha potuto... Padre Oreste, arrivare a tanto. Credo che fosse necessario, padre. In un altro modo non me ne sarei reso conto. Forse il Signore ha esasperato la sua follia per mostrarmi chiaramente che mi ero sbagliato. Che non avevo dato ascolto ai suoi messaggi. Che avevo chiuso gli occhi davanti ai suoi segnali. Che mi ero negato all'unico amore che pretendeva da me. L'amore di Melania. Comunque sei ancora in tempo. No. Lei se n'è andata. Ed è stata colpa mia. Vi ringrazio di aver accettato il mio invito. Vedete, non potevo permettere che con la fame che c'è nel mondo questo cibo andasse sprecato, capite? Vi trovate d'accordo? Questo sarebbe molto ingiusto. Come sarebbe molto ingiusto che in mezzo a tanta mediocrità che purtroppo ci circonda, voi sprecaste la vostra arte considerandola solo un passatempo. Io... Voi avete un talento straordinario. È qualcosa di nuovo. Un dono
rarissimo. Veramente sono una semplice dilettante. Una dilettante, sì, senza dubbio. Molto presto diventerete una professionista, brillante e di successo. Ne sono sicuro. A Parigi potrete fare una carriera importante. Non avevo mai pensato a una carriera. Invece dovreste pensarlo. A Parigi o ovunque andrete, Melania. Mi piacerebbe che ballaste soltanto per me. Sempre. Non comprendo quello che volete dire. Che desidererei percorrere il resto del cammino insieme. Che un artista brava come voi non dovrebbe pensare a null'altro che non fosse la sua danza o il futuro della sua arte. E il vostro futuro in questo momento è qui davanti a voi. Ora che mi sono reso conto, ora che ho compreso che il mio futuro è lei, che il mio amore è per lei, perché Dio la separa, l'allontana da me? Perché se n'è andata? Perché merito questo castigo, padre? Ma no, non lo prendere come un castigo. No. Forse sarà necessario un po' di tempo prima di arrivare a lei. Forse dovrei passare per nuove esperienze prima di poterla ritrovare. Forse è ancora troppo presto. Forse dovrei imparare molte cose della vita prima di farti carico del duro compito di mandare avanti una famiglia. Io sono disposto a ricominciare da capo. Lo so. Ad imparare. Ma Melania, Melania mi aspetterà. Il dubbio. Questo dubbio, così come tanti altri che sarai costretto ad affrontare da questo momento in poi, sono parte della vita, la parte più importante. Questa è la prima cosa che devi imparare. Vivere significa rischiare continuamente. Rischiare tutto. Molte volte perdiamo le persone più care, ma altre volte possiamo incontrare chi forse non avremmo mai immaginato. Vi ringrazio, siete molto gentile. E vi auguro tutto il bene del mondo, Lorenzo. Confido molto accanto alla mia famiglia di poter trovare serenità. Ne sono sicura, non ho dubbi. Riposatevi. Ricordate solamente i momenti felici. Parlate del passato con amore, con dolcezza. Così avrebbe voluto Camilla. Così avrebbe voluto la mia povera Leonora. Alma. Alma mi dice sempre una frase che sua madre le ripeteva spesso. Segui l'esempio di nonna Lucia, che si ricorda solo quello che vuole ricordare. Alma è in casa? Amica mia, sono venuta ad implorare perdono. Perdonami perché non posso realizzare il tuo ultimo sogno. Il mio cuore non può pensare a Lorenzo. Non può considerarlo più di un semplice amico. Il migliore amico, il più caro. Ma non posso innamorarmi di lui perché il mio cuore è già pieno d'amore per un altro uomo.
per l'unico uomo che ha saputo farmi diventare veramente una donna. Sono desolato, ma purtroppo non posso aspettare ancora. Oh, Lorenzo, è un vero peccato. A mia nipote dispiacerà non aver potuto dire addio a un amico come voi. Oh, Lorenzo! Alma, per fortuna siete arrivati. Ero venuto per salutarvi, sono in partenza. E mi sarebbe dispiaciuto molto partire senza vedervi. Vado a dire che portino dell'altro a te. Prego, accomodatevi. Dopo di voi. E così andate via, Lorenzo? Sì, sì. Vado a Montevideo, a casa di mia sorella. Giulio e io abbiamo bisogno di cambiare aria, città, ambiente. Credo sia la cosa più saggia da fare, qui ci sono troppi ricordi. Mi sembra una decisione molto assennata. Sì, vedrete che con il tempo riuscirete a superare questo brutto momento. Ma non dimenticate che qui a Buenos Aires avete molti amici che vi sono affezionati e che desiderano il meglio per voi. Non dimenticherò mai queste parole. Ma soprattutto voi. Non mi basterebbe la vita per ringraziarvi di tutto quello che avete fatto per me. E per Camilla. Era la mia migliore amica. Non c'è bisogno che mi ringraziate. Beh, ma non parliamo di cose tristi. La vita è breve, purtroppo. Dobbiamo fare il possibile per dimenticare le cose tristi. Andate a Montevideo, Lorenzo. Abbracciate la vostra famiglia da parte mia. E cercate di essere felici. Vi scriverò al più presto. Me lo auguro di cuore. Voglio che tutti e due si sentano perfettamente a loro agio. Mio fratello ha sofferto molto per la perdita di sua moglie. E suo nipote Giulio ha bisogno più che mai del calore di una famiglia. Potete stare tranquilla, signora. Si troveranno benissimo. Spero che tu abbia ragione. Spero che finalmente possano trovare qui la loro casa. Gardenie freschi ogni giorno. Ditemi una cosa, Paul. Come fate a trovare fiori qui in alto mare? Già, questa è una mia piccola bizzarria, a cui tutte le navi sulle quali viaggio sono oramai abituate. Esigo, oltre alla cabina di prima classe, una camera sempre piena di gardenie fresche. Non potrei mai viaggiare senza i miei fiori. Sono un uomo molto sensibile alle cose delicate e tenere che la natura ci offre. Per questo ora sento che non potrei più viaggiare su questa nave senza di voi. Zio Lorenzo, non vi tormentate più. Il fatto è che è così difficile accettare. Sì, lo so. Ma dovrete farlo. Sia Camilla e tutte le persone che ci vogliono bene si aspettano questo da noi. Usciamo.
Fa male a tutti e due restare qui. Mi permettete di accompagnarvi fino alla vostra cabina? Io preferirei che non lo faceste. Vi comprendo. Riposate bene. A domani. A domani. Allora, com'è andata? Bene. Bene. Non mi sembri molto entusiasta. Se io fossi al posto tuo, ma chérie. Quel giovanotto mi farebbe dimenticare anche come mi chiamo. Sì. Ma non di Giulio. Non pensare più a quel sacerdote. O finirei per diventare matta. Domani ci sentiremo senz'altro meglio. E sono certo che a casa di vostra sorella potremo pensare al futuro e vedere la vita in un altro modo. È quello che spero, Giulio. È quello che spero. Abbiate fede, zio. Il Signore ci darà la pace di cui abbiamo tanto bisogno. Come va? Vi divertite? Sì, molto. Ciao. È la prima volta che vengo qui. Davvero? Spero che vi troviate bene. Le mie ragazze sono bravissime. Sanno come trattare i clienti. Arrivederci, Pietro. Arrivederci. È un cliente fedelissimo. Viene qui praticamente tutti i giorni. Si vede che si trova bene. Anche questi signori diventeranno clienti fissi, ne sono sicura. Lo spero davvero. Su, datemi le carte. Vi lascio in buone mani. Ecco qua. Smettila di bere, Mariangela. Prima di sera sarai ubriaca fradicia. E allora? Guarda, stai attenta a come mi rispondi. Se non vuoi che ti butti in mezzo alla strada. Mandatemi. Così la finirete di guadagnare sul mio lavoro. Ridotta così non farai un soldo. Che io sappia, a nessuno dei miei clienti ha mai fatto schifo l'odore di ginepro. Ma dopo fanno storie per il prezzo da pagare se la merce non è in buone condizioni. Se le cose stanno così, quanto deve pagare un cliente per andare a letto con quella lì? Tieni a freno la lingua. Quella lasciala in pace. Povera disgraziata, si ubriaca perché ha perduto suo figlio. Anch'io l'ho perduto. Perché non entriamo e andiamo a prendere un caffè? Perché da qui c'è una vista migliore. Posso vedere dove sto andando e quello che lascio dietro di me. Non voglio che continui a parlarmi di quell'uomo, Michelle. È mio dovere. Il tuo dovere come amica è quello di starmi accanto. Non obbligarmi ad accettare le proposte amorose di un qualsiasi sconosciuto. Io non ti sto spingendo tra le sue braccia. Voglio solo che tu gli dia un'opportunità perché possa farti innamorare. Non vedo quale sia la differenza. La differenza è in quello che tu vuoi dimenticare. Non ti comprendo. Se quello che tu vuoi dimenticare di Giulio è il suo odore, il suo corpo, le sue parole, non devi far altro che accettare le avance di quello sconosciuto, come lo chiami tu. Invece, se quello che desideri è che il tuo cuore dimentichi l'amore che senti per lui, devi consentire a quel gentiluomo di farti innamorare. Lentamente. Ma che ti faccia innamorare per sempre. Non c'è altro modo. Che cos'hai, figliola? Mi domando se ho il diritto di essere felice. In un momento in cui tu
Tutte le persone a Meccare stanno soffrendo. La partenza di Lorenzo ti ha rattristato. Sto per sposarmi, nonna. Ho incontrato l'uomo della mia vita. Ma sia lui che io siamo rimasti praticamente soli nel momento più felice. È questo il prezzo della felicità? O il semplice desiderio di essere felice è già un peccato che merita di essere punito ancora prima di essere commesso? Peccato è non essere riconoscenti al Signore per il dono dell'amore quando si ha la fortuna di averlo. O lamentarsi per la sua perdita quando ormai è tardi per riconquistarlo. Chiederti perdono per quello che ti ho detto. Io sono un po' burbera a volte, ma io non sapevo. State tranquilla, l'ho già dimenticato, non ha nessuna importanza. Non ti va di parlare? Ormai non ho più niente da dire. Sfogarsi fa bene qualche volta. Forse, ma non a me. Avete visto? Quattro parole dette così, tanto per dire, e voi venite a farmi la predica. Non fare la scena con me, Mariangela. Io ho già capito come sei fatta. Non è mia abitudine fare predica. Né mischiarmi in cose che non mi riguardano. Fai come vuoi. Se preferisci affogare nel dolore che ti si legge in viso dopo ogni bicchiere che mandi giù, fai come vuoi. Vuoi rinchiuderti qui dentro per piangere in silenzio, nascondendo la testa sotto il cuscino, perché nessuno creda che sei fragile. Scegli tu, a me non importa. Ma una cosa deve essere chiara. La sottoscritta non è tipo di donna che si tira indietro. Ti serve una spalla per piangere. Hai bisogno di un'amica con cui parlare in questo momento. Di una parola di conforto che alleggerisca le tue pene. Conta pure su di me. Non potrei mai negare niente a una madre che ha perduto suo figlio. L'ho perduto. Io l'ho abbandonato. L'ho abbandonato. L'ho abbandonato. Dobbiamo essere forti, Giulio. Non è per niente facile ricominciare tutto da capo. Comunque non è detto che sia impossibile. No, non è il futuro quello che mi preoccupa, zio. No. Non è la lotta contro le difficoltà dell'avvenire che mi stringe il cuore. No.
Che cos'è, dimmi? È il passato. Il passato. Il dolore di non aver imparato nulla in tutto questo tempo. Sì, posso... Posso ricominciare da capo. Ma come fare per non commettere altri sbagli? Se ancora non so qual è stato il mio errore fino ad oggi. Ero giovane. Che ne sapevo io della vita? Vivevo come segregata in quella casa. Avevo 18 anni a quel tempo. Ed ero già vedova, con un bambino da allevare. E qual era il mio futuro? Marcire fra quattro mura, come secondo alcuni dovevano marcire fino alla morte le vedove oneste. Io invece avevo appena cominciato a risvegliarmi, a vivere. Non avevo voglia di morire senza prima aver conosciuto la felicità. Perché sentivo che dentro al mio corpo qualcosa mi implorava, mi gridava. Anche tu hai diritto a goderti la vita, ad amare, ad essere amata. Ero poco più che una bambina. Non potevo soffocare quel sentimento. E nemmeno mio figlio, che era appena nato, poteva placare questo dolore. E neanche mio fratello, che era così buono, così nobile, come pochi al mondo, come pochi al mondo. Nemmeno lui mi comprendeva. Gli uomini non comprendono mai quello che succede a noi donne. Mio fratello pretendeva che io vivessi nel ricordo di mio marito. Di quest'uomo che in fondo non avevo mai conosciuto, che non mi aveva amata e che nemmeno io avevo amato. Mi diceva che dovevo domare tutti i sentimenti che provavo, tutto quello che sentivo, che era solo voglia di vivere. Io sentivo un fuoco che bruciava dentro di me come un vulcano. So di che stai parlando. Un uomo. Un uomo apparve nella tua vita. Un uomo malvagio. Mi innamorai di lui. Come mai prima. E fuggii con lui. Mi strappai dagli occhi l'immagine di mio figlio. E partì. Me ne andai senza voltarmi. Ma capii subito che non sarei mai riuscita a dimenticarlo. Che notte dopo notte, durante il sonno, avrei sentito che mi gridava quella parola meravigliosa. La parola che può ferire una donna come me, che può far male veramente. Mamma! Maledizione. Maledizione. Neanche il bere è capace di cancellare quella parola. Ma il castigo che merito, sì, io adesso devo pagare molto caro l'errore imperdonabile che ho commesso. Thank you.
Zio. Montevideo. Quando te veo partire, siento che voglio...